Dal Vangelo secondo Matteo. In quel tempo Gesù espose alla folla un'altra parabola, dicendo: Il regno dei cieli è simile a un uomo che ha seminato del buon seme nel suo campo. Ma mentre tutti dormivano, venne il suo nemico, seminò della zizzania in mezzo al grano e se ne andò. Quando poi lo stelo crebbe e fece frutto, spuntò anche la zizzania. Allora i servi andarono dal padrone di casa e gli dissero: Signore, non hai seminato del buon seme nel tuo campo? Da dove viene la zizzania? Ed egli rispose loro: Un nemico ha fatto questo. E i servi gli dissero: Vuoi che andiamo a raccoglierlo? No, rispose, perché non succeda che raccogliendo la zizzania, con essa sradichiate anche il grano. Lasciate che l'uno e l'altro crescano insieme fino alla mietitura, e al momento della mietitura dirò ai mietitori: Raccogliete prima la zizzania e legatela in fasci per bruciarla. Il grano invece riponetelo nel mio granaio. Siamo in questa sedicesima domenica del tempo ordinario, inseriti sempre in quel discorso parabolico che abbiamo ascoltato di Gesù nella domenica precedente. Questa volta Gesù narra due parabole. La prima, quella del grano e della zizzania, e la seconda invece è quella del lievito che viene a lievitare questa massa di farina. Nella prima parabola, sulla quale ci soffermeremo, Gesù dice in maniera forte: lasciate che il seme e la zizzania crescano insieme. E poi, come sempre, se nella prima parte ha spiegato quindi in discorso parabolico, nella seconda parte Gesù dà la spiegazione di quello che vuole essere il senso della parabola e dice appunto che il campo è il mondo e il seme buono sono i figli del regno, quindi i figli della luce. La zizzania sono i figli del maligno e il nemico che l'ha seminata è il diavolo. Allora iniziamo ad analizzare per bene questo. La zizzania sono i figli del maligno e quindi colui che l'ha seminata e che semina la zizzania è il diavolo, diaballo, divisore, colui che cerca di dividere e colui che cerca di creare una destabilizzazione nel regno di Dio. Però Gesù dice essenzialmente: lasciate che il grano e la zizzania crescano insieme, perché tutto è proteso in maniera escatologica poi al giudizio finale, quando ecco saranno mietuti insieme e il grano buono sarà preso dagli angeli e la zizzania invece bruciata, quando appunto sarà rivelato in pienezza questo mistero dell'iniquità. La vita quotidiana ci insegna che realmente grano e zizzania crescono insieme e che a volte realmente, ecco, sembra quasi che la bontà venga a soccombere, ad essere soffocata dalle menti di zizzania. Pensiamo un poco a quello che il Papa quotidianamente dice: la chiacchiera che uccide gli ambiti ecclesiali, che soffoca, ecco, alcune situazioni. Invece il grano è chiamato e forse prende ancora più vigore, più forza, anche perché non si lascia soffocare da quegli elementi negativi che sono invece seminati dal nemico di Dio, il divisore, il principe delle tenebre che è il diavolo. E allora ecco, da questa parabola anche noi dobbiamo trarre la massima che fu di San Giovanni Bosco e credere soprattutto alla nostra salvezza personale dell'anima. San Giovanni Bosco diceva, parlando delle anime: dammi animas et cetera tolle, dammi le anime e togli tutto quanto il resto. Soprattutto per noi pastori in cura d'anime questo deve essere l'afflato essenziale, ma non solo per noi pastori in cura d'anime, ma per tutta la Chiesa di Dio, che deve tendere alla salvezza.